Andrea, per questa tua prima gara di ritorno agli Oliveti con la maglia della Massese, sei stato gratificato anche della fascia di capitano, che ovviamente per uno di massa probabilmente porta anche un po' di emozione. Sì, sì, no, è vero, sono veramente orgoglioso di portare la fascia che ha portato per tanti anni Miglianti, e facendolo molto bene. E, insomma, è stata una sorpresa anche per me 2 settimane fa quando me l'ha chiesto il mister se me la sentivo. Io ho accettato subito molto volentieri, perché comunque è la mia città e ci tenevo molto, insomma. Una vittoria per 1-0, vincere fa sempre bene, vincere aiuta a vincere. La Massese, diciamo, ha mosso il primo passo nella giusta direzione, soprattutto sia te che Guitto sembrate veramente in palla, senza dimenticare i due esterni difensivi che si sono comportati direi benissimo, vista anche la loro giovane età. Sì, sì, le amichevoli estive comunque sono sempre relative, però vincere fa sempre bene, poi soprattutto con squadre di categorie superiori, e diciamo che giocatori fisicamente piccoli come me e Guitto è più facile che entriamo in forma, e stiamo lavorando duro, però ci faremo trovare pronti per l'inizio di campionato. Il tuo pensiero, diciamo così, vogliamo andare avanti, preferisci un girone rispetto a qualche altro? Preferisci giocare nel girone dove hai già giocato nella seconda parte della stagione, o preferisci un girone magari con le emiliane dove avevi giocato nella prima parte della scorsa stagione? Ma i gironi più o meno si equivalgono, magari in quello emiliano c'è... Secondo me c'è un po' più di qualità, invece in quello toscano umbro c'è magari un po' più di fisicità. Uno va nell'altro, insomma, tanto voglio dire, vanno incontrate tutte, e noi ci faremo comunque trovare pronti qualsiasi girone troveremo. Cominciamo subito a parlare, diciamo così, forse anche intempestivamente. Il tuo obiettivo personale della stagione e l'obiettivo della squadra? Ah, il mio personale per Scaramanzia me lo tengo per me, ve lo dirò a fine anno, e quello della squadra io penso sia già stato detto dal mister a inizio anno. Puntiamo nei playoff, perché penso che questa sia una squadra con delle qualità, e ora è ancora tutta da scoprire perché siamo agli inizi, però penso dai, punteremo ai playoff. Livorno Criptico, che viene da una retrocessione, l'uscita dalla Coppa Italia e questa sconfitta, che è con una, diciamo così, una partita d'agosto con una squadra di categoria inferiore, che però potrebbe anche preoccupare. Ma non so, le situazioni del Livorno non le conosco sinceramente. Livorno è comunque una piazza ambita in Lega Pro, e sono sicuro che faranno un grande campionato. Ripeto, le amichevoli comunque sono sempre relative, però non saprei dire di più perché non conosco bene le situazioni della Lega Pro. Benissimo, grazie mille.